Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è la forza della mia vita. Di chi avrò paura? Un giorno, un uomo d'affari mi chiamò al telefono. Stava attraversando un momento finanziario difficile. Nulla andava bene. Dal punto di vista umano, aveva fatto tutte le modifiche necessarie per evitare che la sua azienda andasse in bancarotta. Ma tutto sembrava inutile. Avevo bisogno di passare attraverso questa prova per capire che il mio cristianesimo e la mia fiducia in Dio non erano che pura teoria, ha detto tutto angosciato. Fidarmi di Dio, quando l'azienda cresceva, era facile. Ma oggi sono sull'orlo del fallimento e comprendo che non sono mai stato un buon cattolico, concluse quest'uomo. Avete già sperimentato lo scoraggiamento dei momenti difficili della vita? Il vero cristiano non vacilla? La sua fede rimane incrollabile nel mezzo della stessa tempesta? Forse tutti dovremmo leggere il Salmo 27. Per questa riflessione ho scelto un solo versetto. E il salmista esprime in esso tutta la sua fiducia in Dio. Il Signore è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è la forza della mia vita. Di chi avrò paura? Si domanda. Che fiducia! I primi 6 versetti di questo Salmo sono affermazioni straordinarie di fiducia in Dio. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso, dice il salmista nel versetto 3. Ma improvvisamente, nel versetto 7, accade qualcosa di strano. Tutta quella fiducia scompare. E nella seconda metà del Salmo troviamo un Davide spaventato. «Oh Signore, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi!» Che cosa era successo a tutta la fiducia della prima parte? Niente, era lì, nello stesso luogo. Solo che il cuore del salmista era un cuore umano, come il tuo, come il mio. Tanto umano come quello di Gesù sulla croce del Calvario che chiede al Padre «Perché mi hai lasciato?» Il Padre non lo aveva abbandonato. Così come non aveva abbandonato Davide in mezzo alla tribolazione e come non abbandonerà mai neanche te. Anche se il tuo cuore a volte è sotto pressione per il dolore e la sofferenza, sente che Dio non si ricorda di te. Per questo, oggi, sia che tutto quello che succede intorno a te va bene, o la tempesta spaventosa sembra che faccia affondare la tua barca, prega Dio dicendo: «Il Signore è la mia luce, è la mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è la forza della mia vita. Di chi avrò paura?» Buona giornata a tutti.